Il comune di Orta Piatella sembra volersi svegliare adesso. Ha emesso un'ordinanza per una prima messa in sicurezza del sito dell'Eurocompost e un'altra per pagare una vigilanza privata che presidi la notte questo posto. Un'escavatrice ancora è venuta a smuovere il terreno in superficie, per quanto serva, così da cominciare almeno a immaginare cosa qui potrebbe essere stato sversato, scavando anche in questi rifiuti, dimenticati da anni nel grande padiglione in cemento alle spalle delle linee di produzione. Soprattutto sono stati effettuati i carotaggi per scoprire cosa sia sepolto da queste parti e rendersi conto quanto siano stati inquinati i terreni adiacenti, coltivati a pomodori e peperoni. Sempre il comune ha inviato una diffida al curatore fallimentare dell'Eurocompost perché disponesse la bonifica entro 3 giorni dell'area e, avendo ricevuto in risposta che soldi non ce ne sono, adesso l'ente locale procederà in dolo. Insomma, le denunce di Avvenire, partite 2 mesi fa, hanno provocato una prima reazione e però adesso staremo a vedere se e quanto il comune di Orta Diatella andrà avanti, quanto cioè avrà realmente voglia di disinnescare questa potenziale bomba ambientale, mettendo cioè realmente in sicurezza un sito abbandonato da 4 anni nelle condizioni che state vedendo, vera e propria terra di nessuno, violata in ogni modo nonostante sia sotto sequestro. Una specie di antro infernale, che poi è stato anche dato alle fiamme 2 settimane fa, chissà da chi, chissà perché, e le cui ceneri ancora stanno fumando. Un roco tossico, acceso, forse perché qui sotto potrebbe esserci qualcosa da nascondere?